Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringi Luca e come potete vedere siamo tornati in questo bellissimo set dove la settimana scorsa ho avuto tantissimi riscontri positivi e se voi non siete tra quelli vi raccomando scrivetemi qui sotto nei commenti facendomi sapere voi cosa ne pensate. In ogni caso sto pensando di spostare il mio desktop qui, ma sono in uno scantinato, quindi la cosa positiva è che ho tanto spazio, mentre quella negativa è che c'è umidità, non ho più tutta quell'immediatezza nell'andare ad utilizzare tutto il mio desktop. In ogni caso, ragazzi, io direi di non perderci in chiacchiere e andare a vedere il backstage del video di una promessa di matrimonio che ho girato qualche settimana fa. Vi mostro un po' quello che ho utilizzato e tutto il resto. Quindi non perdiamoci chiacchiere e ci vediamo subito dopo la sigla. Partiamo, ragazzi! La promessa di matrimonio che dovevo girare, purtroppo dovevo girarla verso le 6:30-7 del pomeriggio, quando c'era ancora il tramonto e quindi la luce veramente spettacolare. Dato che era vicino al mare, sarebbe stato, avrei tirato fuori delle immagini veramente spettacolari, ma purtroppo la sposa ha fatto tardi, ovvero la futura sposa ha fatto tardi, arrivando verso le 8:30-9, quindi veramente un orario dove era notte fonda, purtroppo, e le immagini sono venute fuori un po' sgranate a livello di disturbo d'immagine. Sono riuscito a risolvere qualcosa in post-produzione tramite la color correction, eccetera. C'erano delle luci gialle oscene sopra questo bellissimo pontile e devo dire che però tramite la post-produzione sono riuscito a tirare fuori delle immagini veramente spettacolari. Adesso andiamo ad elencare però quella che è stata l'attrezzatura che ho utilizzato durante questa promessa di matrimonio. Avevo esattamente tre camere, nessuna luce a disposizione, microfono e tutta una serie di stabilizzatori, cavalletti, insomma, tutte cose abbastanza standard necessarie durante una registrazione di un video. Avevo la mia prima camera, che è la mia Sony Alpha 5100, con l'obiettivo kit il 16-55, che sicuramente si sarebbe adattato meglio con un obiettivo leggermente più luminoso, magari un Sigma 16 f1.8, e devo dire che però tutto sommato sono riuscito a risolvere il tutto con la post-produzione. In ogni caso, la mia Sony Alpha 5100 era montata sul mio Ronin S DJI stabilizzatore d'immagine che veramente funziona alla grande e che sono veramente soddisfattissimo dell'acquisto, e inoltre avevo un iPhone X. Principalmente dovevo registrare con uno Xiaomi Mi 9, il mio Xiaomi Mi 9 che sto testando in questo periodo, ma purtroppo la qualità d'immagine durante la notte non era granché, quindi ho deciso di sostituirlo con un iPhone X che era della mia ragazza, montato su un Joby Gorillapod, veramente in maniera perfetta, ragazzi, si è prestato alla perfezione senza stabilizzatore, dato che è uno stabilizzatore d'immagine interno veramente fatto bene, insomma, con i controfiocchi che è riuscito a stabilizzare un po' il tutto. La mia ragazza teneva questo Joby Gorillapod messo in una posizione un po' strana, ma in ogni caso girava intorno ed ha tirato anche lei delle immagini fuori veramente spettacolari e sicuramente le state vedendo qui in sovraimpressione. Inoltre, prima che arrivasse la futura sposa, ho fatto volare il mio drone, ovvero il mio DJI Mavic Air, che ha tirato fuori delle immagini veramente bellissime, come potete vedere anche voi lì al tramonto. È stata veramente un'emozione indescrivibile, mi è piaciuto tantissimo e ci siamo divertiti veramente tanto. Oltre a tutto ciò, avevo il mio lavalier che ho applicato sopra lo sposo in modo da ascoltare quella che è stata la sua richiesta: vuoi sposarmi? Ed è stata veramente una cosa fighissima, ragazzi, perché sono riuscito a tirare fuori giusto la frase "vuoi sposarmi?". Lui era molto imbarazzato da questo fatto che aveva un microfono piazzato con lo smartphone in tasca, ma insomma, tutto sommato, devo dire che è andato veramente alla grande, ci siamo divertiti tantissimo. Detto questo, ragazzi, io non faccio altro che salutarvi e rimandarvi a domenica, dove uscirà un video qui sul canale veramente spettacolare, quindi iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto. Seguitemi su tutte le mie pagine social, vi lascio linkato qui sotto in descrizione tutta l'attrezzatura che ho utilizzato per girare questo video, e quindi noi ci vediamo domenica sempre qui sul mio canale YouTube.